Siamo davanti a un caffè a Moratti, consiglieresti di prendere Odiali? No. Perché? L'ha detto adesso. Allora, torniamo indietro un passo. Sarà all'Inter, arriva Lippi. Io sono all'Inter, chiede un mucchio di giocatori. Io Domoro quell'anno. Vabbè, tra gli altri. E io dico, qui da solo non ce la faccio, c'è già da vendere. C'è Oriali che è uno, diciamo, interista, maglia Inter. Convinco il presidente, chiedo al presidente lì di potermelo portare a darmi una mano. Lo chiamo Oriali e gli dico, guarda che allora quando vieni a Milano andiamo a parlare per il tuo contratto. Ok, grazie, eccetera, eccetera. Fissiamo l'appuntamento. Nel frattempo io ho un problema col presidente. Fissiamo l'appuntamento e alle 7 dovevamo trovarci in sede all'Inter. Oriali non c'è, 7:15 non c'è, 7:30. Mazzola non aspetta Oriali. Sbaglio? Certo. Scendo per andarmene a casa. Telefono, non risponde al telefonino. E chi trovo? Oriali o il presidente? E Gelfi. Già tutto fatto. Non mi aveva, cioè io dico va benissimo, è giusto che lui fosse andato, però fai una telefonata e ci santo, guarda, mi spiace, non ci vediamo perché mi ha chiamato direttamente il presidente. Allora io in quel momento avevo un cartellino rosso nel taschino, Oriali è squalificato a vita.